Proseguono a Gela i lavori degli ultimi appalti esperiti al Comune. L'assessore comunale ai lavori pubblici, Flavio Di Francesco, ha annunciato la celebrazione di nuove gare, esprimendo compiacimento per il proseguo degli interventi. Il riferimento è soprattutto ai cantieri di Gela Est e Gela Ovest, che prevedono il rifacimento della pavimentazione stradale agli ingressi della città. Al momento i lavori sul versante occidentale stanno interessando contemporaneamente tre siti, un tratto di Venezia, via Genova a Caposoprano e la rotatoria all'ingresso del quartiere di Macchitella. In quest'ultimo caso la ditta aggiudicataria dell'appalto sta operando assieme a Caltacqua allo scopo di prevenire problemi di allagamento in concomitanza con le prossime piogge. Anche i lavori sollecitati dal Comune a Ferrovie dello Stato stanno proseguendo. In questi giorni le opere di muratura e messa in sicurezza stanno interessando le strutture della linea di via Butera in centro urbano. Stiamo proseguendo secondo il rulino di marcia, insomma, la seconda programmazione. In questo momento abbiamo il cantiere più importante, che è qui in via Venezia, un'arteria importantissima e fondamentale, diciamo che forse l'arteria più importante della città, perché non solo per il passaggio di mezzi pesanti, ma anche perché è un centro commerciale all'aperto a tutti gli effetti. Per cui stiamo operando, insomma, anche creando un po' di disagio, però insomma è tutto sotto controllo. Gli altri cantieri siamo agendo in via Genova, a Caposoprano, dove appunto alcune di queste strade, via Genova e Milano, erano in uno stato di completo dissesto, quindi andremo anche lì a riparare il mando stradale. E poi un altro lavoro molto molto importante è quello della rotatoria in ingresso di Macchitella, quella interna, e dove lì stiamo operando anche insieme con Caltacqua per evitare che quando ci sono le piogge, insomma, si possano creare dei problemi di allagamento. Quello è un intervento molto importante per evitare che anche la minima pioggia possa creare problemi.